in fase di attuazione della riforma, per cui le aziende, le SST, Garda, Chiari e Civili Brescia sono impegnate nella fase organizzativa che consiste nella redazione in questo momento dei piani strategici aziendali, quelli che per i prossimi 3 anni diranno cosa le aziende devono fare, e in primis quello che devono fare è costruirsi ognuna la propria rete che ruota intorno all'ospedale principale e che deve essere costruita di, come dice appunto la legge, almeno di un presidio ospedaliero territoriale, cosiddetto POT, dove concentrare prestazioni sanitarie di bassa e media intensità o attività legate ai subacuti, cioè di pazienti che escono dall'ospedale, hanno bisogno di una fase di assistenza dopo la fase acuta, e già individuati per alcune realtà, l'Eno ad esempio per la zona del Garda, o Zimuoi per quella di Chiari, e toccherà Civile individuarne un altro, e poi la costruzione dei PREST, ossia dei presidi sociosanitari territoriali, quelli in cui svolge l'attività ambulatoriale, attività preventiva, attività di assistenza al malato cronico, e che devono essere dislocate sul territorio e dialogare con le realtà del territorio, fatte anche di ambulatori medici che dovranno aggregarsi, fatte di RSA. In sostanza è quella rete per raggiungere quegli due obiettivi fondamentali che sono, diciamo, portanti la legge di riforma per dare un futuro di sostenibilità al sistema, che sono da un lato integrare meglio l'ospedale con il territorio in maniera dialogante, e dall'altro lato quello di curare sul territorio tutto ciò che si può evitare di portare in ospedale, la cronicità, delle prestazioni di media e bassa intensità, insomma quelle attività sanitarie che fatte sul territorio vengono fatte meglio, anche nel ruolo domiciliare, spendendo meglio, evitando di portare la gente in ospedale, decongestionando l'ospedale e lasciando l'ospedale alla sua attività per la quale è nato, che è la cura del malato acuto e del malato grave. Oggi dobbiamo assolutamente cambiare, diciamo, il baricentro del sistema, che non deve essere più l'ospedale per tutto ciò che può essere fatto sul territorio, ma deve essere il territorio. È chiaro che per far questo, per evitare la montagna di accessi impropri, ad esempio a pronto soccorso, codici bianchi, codici verdi, che intasano un pronto soccorso e fanno spendere soldi in maniera inappropriata, bisogna costruire un'attività territoriale che sia più robusta, in grado di prevenire e filtrare questa realtà. E da qua quindi la riclassificazione di persino ospedalieri ormai, non dico abbandonati, ma comunque decaduti, Leno, più nuovi, altre realtà, che devono trovare una nuova vita, non per diventare doppioni di ospedali esistenti, per apparire altre reparti che non servono, ma per fare attività ospedaliere, appunto, attività sanitarie di bassa e media intensità che possono essere svolte meglio a quel livello lì, organizzare in maniera differente per affrontare anche un tema che è connesso a questo, il fatto del cambiamento demografico. Noi siamo una regione che invecchia, spesso anche più malattie della nostra fase adulta, malattie croniche. Tenete presente che il 30% dei malati cronici lombardi, tanto ammontano, impegnano più del 70% delle risorse della sanità pubblica lombarda, il 30% impegna il 70%, ragione per cui occorre trovare anche formule e modalità di cura differenti che ci consentono di rendere più efficiente la nostra spesa sanitaria.